E così, eccolo qui, l'accendino. Eravamo a Napoli, no? Sì. Perché eravamo a Napoli? C'erano due. Dovevamo partecipare a due. Matrimoni. Due matrimoni, quello della nonna che si risposava e quello di del cugino. E quindi era dicembre 2008. Per il centro di Napoli una sera, un casino pazzesco, non ci si muoveva, non si camminava. Ci separiamo. Tu eri con lo zio Max e tutto il gruppo, io mi ero separato, mi trovo un acchiattone che dicevo, accendino, e piglio un euro, accendino. Pubblicità della Nokia, Connecting People. Poi lo vedi, ci ritroviamo, lo vedi, ah che bello, ah papà, c'ha una luce, c'ha una luce. Dov'è la luce? C'è una luce. Me lo posso tenere io? Oh, Angela, è pericoloso, stai attenta. Poi prendiamo il taxi e sul taxi dice, papà, ma guarda, fa una macchia. Fa una macchia. Dico, non è una macchia, questo accendino proietta. Questo è un cattivone, sai, Angela. E così abbiamo scoperto che c'era l'accendino marchiato Nokia, ma presumibilmente di fabbricazione tarocca, che pubblicizza Bin Laden. l'immagine di Bin Laden, che uno se non trova le chiavi di casa e vuole fare luce, si illumina con Bin Laden e si incoraggia.